Un tema che è emerso con forza nel dibattito pubblico proprio a seguito delle misure di lockdown dovute al coronavirus ed è il tema della qualità dell'aria che si respira nel bacino padano e quindi anche nella nostra regione. E le misure da adottare che questa regione ancora non ha adottato e su quanto sia urgente intervenire. Che in questa regione si respiri aria tossica e nociva ormai lo sanno tutti. Questo non è dovuto solamente alle condizioni orografiche del nostro territorio o meteorologiche. Non ci serviva un ulteriore studio per saperlo, ma oggi questo viene certificato anche dallo studio Life Prepare a cui partecipa come capofila la regione Emilia-Romagna. È uno studio, lo voglio ricordare, che non è indipendente, a cui partecipano le regioni del bacino padano e le agenzie per l'ambiente delle regioni, analizza i dati di marzo e quindi, come dire, lo prendiamo per quello che è, però emergono dei dati molto chiari, ovvero che durante il periodo di lockdown abbiamo avuto una diminuzione delle sostanze che concorrono a peggiorare la qualità dell'aria che respiriamo, per esempio il benzene, il particolato che è diminuito in media del 14%, un calo non così consistente perché dall'altra parte c'è stato un aumento dei consumi del riscaldamento. Diminuiscono invece in maniera molto consistente gli ossidi di azoto, arriviamo a meno 40%. Questo che cosa dimostra? E adesso lo certifichiamo anche come regione, anche se, ripeto, non ci serviva uno studio per saperlo, ma certifica che l'impatto dell'attività umana è evidente. Certifica che esiste una relazione tra alcune sorgenti e il peggioramento della nostra aria. Certifica che le misure messe in campo dalla regione evidentemente prima dell'emergenza non sono efficaci e sono del tutto insufficienti. Certifica che ci sono margini per fare meglio, si deve fare meglio, si può fare meglio e si deve, come dicevo, fare meglio e si devono, a mio avviso, superare anche misure spot come il blocco del traffico. Serve naturalmente un approccio integrato, nel senso che sono diverse le fonti inquinanti che impattano sulla qualità dell'aria, pensiamo al traffico e su questo vogliamo intervenire, il riscaldamento domestico, l'industria, la produzione di energia, l'agricoltura, gli allevamenti. Oggi, stamattina, è emerso anche un altro dato da uno studio fatto dall'Università di Bologna che certifica la correlazione, e si parla di correlazione spaventosa, tra le polveri sottili e la diffusione del Covid. Oggi finalmente viene certificato. Ricordo che l'assessore Priolo aveva censurato lo studio del SIMA, della Società di Medicina per l'Ambiente, perché lo riteneva uno studio ancora non completo, non certificato. Oggi questa certezza finalmente ce l'abbiamo e sono studi, questi sì, indipendenti. Serve quindi intervenire subito. Serve intervenire su più fronti, in questo senso il governo si sta già muovendo, lo sapete tutti, c'è una misura a mio avviso rivoluzionaria che è il super bonus, che va a riqualificare gli edifici privati e gli impianti di riscaldamento. Interveniamo sempre a livello nazionale sulla micromobilità e proprio recentemente si sta parlando di rifinanziare l'eco bonus per l'acquisto di auto a basse emissioni. Ora, di fronte a tutto questo, è chiaro che anche la Regione deve fare la propria parte e ci sono misure che non sono complicate, possono essere messe in campo subito, basta la volontà politica. Per esempio, se pensiamo al dato della diminuzione degli ossidi di azoto correlati quindi alla circolazione di vetture a motore endotermico, quindi inquinanti, è chiaro che serve un grande piano di riconversione del parco auto. Quindi chiediamo alla Regione se è intenzionata e quando a rendere disponibili contributi per l'acquisto di automezzi privati elettrici, analogamente a quanto stanno facendo altre regioni che hanno messo in campo misure del tutto similari a quelle del governo. E ricordo che purtroppo ad oggi
le autovetture elettriche hanno un costo ancora sostenuto ed è particolarmente importante intervenire come, anche come regione affinché gli incentivi permettano alle fasce che in questo momento non possono, di popolazione che in questo momento non possono accedere all'acquisto di auto meno impattanti a livello di inquinamento di poterle acquistare. Sì, non sono assolutamente soddisfatta della risposta, è un prendere tempo quando si potrebbe agire subito. Gli incentivi li abbiamo messi nello scorso mandato e il Presidente Bonaccini aveva detto che li avrebbe riproposti. Faccio presente che la Lombardia ne ha stanziati di consistenti e sono stati esauriti in pochi mesi. Il Comune di Milano arriva fino a 9.600 euro per un'auto elettrica e quindi se c'è la volontà politica le cose si fanno. Io sono dispiaciuta del fatto che in questa regione, che avrebbe grande necessità di agire, certo su più fronti ma anche su questo, e qui si può agire sul fronte della sostituzione del parco mezzi, si può agire subito, purtroppo non lo si voglia fare. Aggiungo brevemente, visto che l'assessore ha voluto in qualche modo polemizzare rispetto allo studio fatto dalla regione, rendo noto che questo studio, Life Prepare, è stato elaborato anche in collaborazione con i responsabili dell'ufficio tutela ambiente, che sono poi coloro i quali che elaborano anche i piani che dovrebbero far fronte proprio quindi agli strumenti di pianificazione che dovrebbero in qualche modo affrontare i problemi che questa regione soffre di qualità dell'aria. Quindi non parliamo di studi indipendenti perché non è così. Purtroppo prendo atto che dal punto di vista ambientale ancora la svolta green se ne parla solo a parole ma non nei fatti.